Nell'IRCCS Neuromed di Pozzilio oggi una giornata dedicata alla prevenzione della ipertensione arteriosa. In occasione della giornata mondiale contro questa patologia definita globale, dagli esperti, noi abbiamo cercato di capirci di più con uno specialista dell'Istituto di Pozzilio. Vediamo. In occasione della giornata mondiale contro l'ipertensione, l'IRCCS Neuromed di Pozzilli ha offerto consulti gratuiti alla popolazione con consigli sul corretto stile di vita e quindi su quanto la prevenzione sia indispensabile per contrastare una patologia definita dagli esperti globale e sociale, perché tante sono le complicanze ad essa collegate e numerose le fasce di popolazione colpite. L'Istat ci dice che oltre 15 milioni di persone in Italia sono colpite da pressione arteriosa elevata. Lo stato ipertensivo, diciamo, è questo incremento dei valori pressori sia della pressione sistolica e della pressione diastolica, cioè massima e minima comunemente indicati come tali, e negli ultimi anni, diciamo, questi valori, nell'ultimo anno, in particolare negli ultimi 6 mesi, l'American Heart Association, cioè la società dei cardiologi americani, un po', insomma, la società che guida un po' la cardiologia mondiale, ha definito che i valori massimi da trattare si devono ritenere quelli di 130 millimetri di mercurio e non più quelli di 140. C'è un po' di discussione tra le società europee e quella americana, qual è il valore soglia importante. C'è da dire che l'indirizzo e i nuovi studi epidemiologici su larga scala hanno indicato che più bassi sono i valori pressori, più, diciamo, si vive e si vive meglio senza la possibilità di incorrere nella possibilità di avere degli eventi a livello sia del sistema cardiovascolare che cerebrovascolare. Ma quali sono le novità su questa patologia caratterizzata ancora oggi da dubbi sulle cause che la scatenano? Lo abbiamo chiesto al professor Giuseppe Lembo. Si trattano i valori, ma non si tratta la causa, perché la causa è più complicata o non siamo capaci di individuare. Negli ultimi anni sta venendo fuori una causa nuova a cui non eravamo preparati, che è quella che il sistema immunitario, in particolare alcune cellule dell'immunità, sia dell'immunità innata che di quella adattativa, possono essere la causa o partecipare alla causa della malattia ipertensiva. E da un punto di vista, diciamo, della traslazione clinica, noi non siamo ancora preparati per cercare di capire poi nei pazienti ipertesi l'eventuale contributo di questa causa. Quindi ci stiamo preparando, devo dire. Noi qui all'Istituto Neuromed abbiamo un gruppo che è abbastanza pioniere di questo tipo di ricerche, sono molto osservate a livello internazionale.